Non ho ben capito perché ci sia ancora tutta questa paura nell'assemblare un PC con le proprie mani. Vi posso assicurare che è una cosa divertentissima e una volta assemblato il primo, mi verrà voglia di farlo ancora. Tutta questa paura deriva dal fatto che assemblare un PC sembra una cosa per pochi eletti espertissimi, quando in realtà è molto più semplice di quanto si pensi. Ci possono riuscire tutti, in particolare negli ultimi anni, è proprio come giocare con i Lego, e ve lo dimostrerò in questo video. Allora, il video è un po' lunghetto, ho incluso qui tutti i capitoli perché ho provato a includere in questo video tutte le varie possibilità di montaggio che si possono presentare a chi sta provando ad assemblare il suo primissimo PC. Quindi ho tenuto conto delle differenze tra Intel, AMD, dissipatore stock, a liquido, ad aria e tutte quelle piccole cose che possono cambiare da build a build che possono far sentire spaesato chi sta assemblando il suo primissimo PC. Ma prima di partire qualche premessa, quella solita riguarda l'elettricità statica che tutti temono. Il mio consiglio è quello di non farsi troppe paranoie, ad oggi è davvero molto molto difficile danneggiare le componenti con le cariche del nostro corpo. Resta però importante scaricarsi toccando qualcosa di metallico come il case o l'alimentatore spento attaccato alla corrente e non assemblare su un tappeto, un divano o magari indossare qualcosa di lana, insomma mettetevi comodi su un piano libero da possibili cariche. L'ultima cosa prima di partire con la guida all'assemblaggio step by step è un cacciavite. In realtà io utilizzo questi due elettrici di Xiaomi che hanno la punta magnetica e una luce LED, ve li lascio in descrizione, ma va benissimo anche uno classico. Poi potrebbe tornarvi utile anche un piccolo pad magnetico per tenere in ordine le varie vitine che si accumuleranno durante il montaggio. Ora però passo alla guida vera e propria, seguitemi! Per iniziare prendiamo la scatola della scheda madre, del processore, delle RAM e del modulo SSD M2. Se non avete un modulo SSD M2, vedremo dopo come installare un SSD da 2,5 o un hard disk. Partiamo prima dall'installazione di una CPU AMD, dopo vedremo cosa cambia per la piattaforma Intel. Quindi prendiamo dalla scatola della nostra scheda madre, in questo caso una bella B550 Pro 4 di ASRock con socket AM4, prendo anche l'IO Shield che non è integrato nella scheda, i vari cavi e il manuale che tornerà utile. È una delle poche volte dove il manuale serve davvero, fidatevi. Ora, come vuole la tradizione, poggiamo la scheda madre sulla sua scatola. Partiamo con l'installazione del processore AMD e per farlo dovremo alzare la levetta del socket. Ora prendiamo il processore e fate attenzione a maneggiarlo con cura perché i pin sono delicati. Per capire il verso di installazione del processore, dovremo far combaciare il triangolino presente sul processore con quello presente sul socket. Una volta trovato il verso giusto, basta solo appoggiare il processore sul socket senza spingere o fare pressione. Possiamo fare un leggerissimo movimento per controllare che il processore sia correttamente installato. A questo punto abbassiamo la leva del socket ed avremo installato correttamente il nostro processore AMD. Ora passiamo ai processori Intel. Prendiamo la scatola della nostra scheda madre, in questo caso è una MEG Z490 Ace di MSI con socket LGA1200, una scheda madre di fascia alta che ha già l'IO Shield integrato, quindi andrò a prendere solo la manualistica e i cavi. Se voi avete una scheda senza IO Shield incorporato, prendete anche quello ovviamente. Poggiamo sempre la scheda madre sulla scatola e alziamo la levetta del socket. Basta spingere verso l'esterno e poi tirare. La copertura in plastica che vedete non va rimossa, salterà via automaticamente una volta installato il processore. Anche in questo caso vale la stessa regola, prendiamo il processore e controlliamo che i due triangolini combacino. Facciamo un po' di gioco per controllare che sia tutto ok, abbassiamo la copertura e abbassiamo e blocchiamo anche la levetta. Non vi preoccupate se ci vuole un po' più di forza, se fate tutto correttamente la protezione in plastica salterà via. Ora è il momento di prendere le RAM che vanno montate negli slot accanto al socket. E qui ci tornerà utile il manuale per capire l'ordine di installazione ideale per la vostra scheda madre, a seconda dell'installazione di un solo banco, di due banchi o di tutti e quattro banchi. Una volta individuato l'ordine, apriamo le alette degli slot da un lato o da entrambi i lati poiché cambia da scheda madre a scheda madre. Le RAM poi hanno un solo verso di installazione e per controllare che sia corretto basta allineare il banco sullo slot e verificare che il piccolo notch combaci con il dentino dentro lo slot.
A questo punto andiamo a inserire il banco nello slot e facciamo un po' di pressione fino a sentire un bel click che ci confermerà la chiusura automatica delle alette. Non abbiate paura se vedete la scheda madre flettersi, è normale, voi controllate tutto, agite con decisione che non si rompe nulla, tranquilli. Passiamo al modulo SSD M2, ovviamente se non ne avete uno saltate questo step, ma al giorno d'oggi è super consigliato averlo. Individuiamo lo slot nella nostra scheda madre e se c'è già un dissipatore rimuoviamolo e non dimenticate di rimuovere anche la pellicola sul pad termico. Se non c'è già il distanziale per la lunghezza del nostro modulo, recuperiamolo dalla scatola della scheda madre e avvitiamolo. Ora inseriamo il modulo facendo combaciare il notch con il dentino, non vi preoccupate se è leggermente inclinato verso l'alto, e fissiamolo con una vite senza stringere troppo. A questo punto riprendiamo il dissipatore, controlliamo ancora una volta di aver rimosso la pellicola dal pad termico e avvitiamolo nuovamente. Se la vostra scheda madre non ha un dissipatore integrato non fa niente, si può sempre recuperare aftermarket. Ok, capitolo dissipatori della CPU. Se avete un dissipatore stock Intel o AMD è il caso di prenderlo, anche se avete un dissipatore ad aria di piccole dimensioni si può installare ora. Se invece avete un dissipatore a liquido only one o una ad aria di grandi dimensioni, il mio consiglio è di installarlo in un secondo momento, perché in particolare se la vostra prima build vi ostacolano la vista, vi rendono difficile l'accesso ad alcune zone della scheda madre una volta all'interno del case, insomma quelli li vedremo dopo. Per montare il dissipatore ad aria stock di AMD dobbiamo prima smontare i due supporti installati di base sulla scheda madre. Basta semplicemente svitare le viti. Il backplate della scheda madre non deve essere rimosso. Prendiamo il dissipatore stock AMD e controlliamo che ci sia preapplicata la pasta termica, è importantissimo. Se non la trovate dovete applicarla da soli. Tranquilli, non ci vuole nulla, è semplicissimo. Prendiamo il tubetto di pasta termica e applichiamo un chicco di riso al centro della nostra CPU. Non c'è bisogno di mettere tanta pasta termica, ne serve il giusto e non c'è nemmeno bisogno di spalmarla. Sarà la stessa applicazione del dissipatore a distribuirla sulla superficie. Comunque solitamente sui dissipatori stock è preapplicata. Qui non la vedete perché è dissipatore usato, ma quindi ci basterà posizionare il dissipatore sopra la CPU allineando il dissipatore con i quattro buchi che abbiamo appena liberato dai supporti precedenti. Avvitiamo le viti con un pattern AX, fissiamole prima e poi diamo qualche altra stretta senza esagerare. Ci fermiamo appena avvertiamo maggior resistenza. Anche in questo caso tranquilli, ci vorrà un po' di forza, sentirete qualche rumorino strano dalle molle delle viti, ma è tutto ok. L'ultima cosa che manca è collegare il cavo ai 4 pin presenti sulla scheda madre, denominati CPU fan. Solitamente si trovano nei pressi della CPU. L'unica attenzione da tenere è che il cavo non ostacoli la ventola. Il montaggio del dissipatore stock ad aria Intel è un bel po' più semplice. Prendiamo il dissipatore, controlliamo sempre e ripeto sempre che ci sia la pasta termica, se non c'è la mettiamo noi, e posizioniamolo sopra la CPU allineandola ai 4 fori della scheda madre. A questo punto ci basta a ruotare la testa delle clip seguendo il verso della freccia stampata e premere su ogni clip seguendo sempre un pattern AX fino a sentire un bel click per ogni clip. Per concludere ci basterà collegare il cavo ai 4 pin CPU fan facendo sempre attenzione a non ostacolare il corretto funzionamento della ventola. Ora che abbiamo montato tutto quello che era possibile montare sulla scheda madre, mettiamola da parte e passiamo al case. Ovviamente esistono tantissimi case diversi, ma quello che andremo a fare sono delle operazioni basilari che vanno bene un po' per tutti. Prendiamo il case e andiamo a rimuovere i due pannelli laterali. Spesso e volentieri uno è in vetro e c'è da fare molta attenzione, mentre l'altro solitamente è in alluminio. Nel mio caso con questo Shark 1 Elite Shark entrambi i pannelli sono in vetro. Per rimuovere i pannelli andate alla ricerca delle viti sulla parte posteriore del case. Il setup cambia da case a case. Smontati i due pannelli andiamo alla ricerca di un piccolo box che spesso i produttori di case inseriscono nello slot per gli hard disk. In questo box troviamo tutte le viti, tutti gli accessori, gli standoff che ci servono per installare le componenti nel nostro case. In questo momento potrebbe tornare utile il piccolo pad magnetico di cui vi ho parlato a inizio video, perché adesso si accumuleranno un bel po' di viti. Se non avete un pad magnetico va bene anche una scatolina o qualsiasi altra cosa vi venga in mente per tenere in ordine le viti. La primissima cosa da fare è installare l'IO Shield se non lo avete integrato nella scheda madre. Fidatevi, sembrerà una sciocchezza ma è facilissimo dimenticarsi dell'IO Shield e se ve lo dimenticate, installarlo dopo è un macello. Quindi prendiamo il nostro IO Shield, posizioniamolo nella zona posteriore del case con i cerchietti per l'audio rivolti verso il basso, lo incastriamo bene e facciamo pressione fin quando non si sente il classico click.
Un'altra cosa utile da fare è smontare le cose che possono dar fastidio nell'inserimento della scheda madre, come per esempio la ventola posteriore, che spesso e volentieri viene preinstallata nei case. Per smontarla andiamo a svitare le quattro viti posteriori. Ora è il momento di fissare la scheda madre nel case, ma prima di farlo dobbiamo dare uno sguardo all'interno del case per verificare che ci siano tutti gli standoff, che sono questi piccoli distanziali esagonali. Solitamente nei case moderni si trovano già gli standoff installati, ma se avete una scheda madre più piccola o più grande dovrete verificare che siano nella posizione giusta, che si allineerà con i fori presenti sulla nostra scheda madre. Per farlo prendiamo la nostra scheda madre e verifichiamo ad occhio se ci sono tutti, se devono essere aggiunti o rimossi. Nel piccolo box che abbiamo trovato prima nel case ci sono tutti gli standoff eventualmente mancanti. Sembrerà una sciocchezza, ma sottolineo che è molto più comodo stendere il case per fissare la scheda. Dopo che abbiamo verificato la corretta posizione degli standoff, aggiunto o eliminato quelli in eccesso o mancanti, prendiamo la nostra scheda madre e posizioniamola delicatamente all'interno del case, facendo combaciare le porte con l'IO Shield e verificando che tutti i buchi siano allineati con gli standoff. Ora prendiamo le viti che sono uscite dal box del case e fissiamo la scheda madre. Fate attenzione a non stringere troppo, l'importante è che la scheda sia salda al case, non che le viti siano strette al massimo. Oh, e se non vedete dissipatori è perché tra un po' parlerò di quelle a liquido, ad aria. Voi se ne avete uno stock deve essere già installato. Arrivati a questo punto non c'è un vero e proprio ordine con cui procedere, si deve agire di convenienza e la situazione può cambiare da build a build, ma utilizzerò comunque un ordine che può andare bene più o meno a tutti quelli che assemblano per la prima volta un PC. Però c'è da fare una piccola parentesi sull'airflow. Ora alziamo di nuovo il case e ragioniamo sull'airflow. Il flusso d'aria all'interno del case è importantissimo e per semplificare al massimo il concetto ci devono essere delle ventole che portano aria fresca all'interno del case e ventole che buttano fuori l'aria calda che si forma all'interno del case. La maggior parte dei case è configurato con delle ventole sulla parte frontale per immettere aria fresca e una ventola posteriore per espellere aria calda. È importante capire anche il verso di una ventola. Quasi tutte le ventole fanno uscire l'aria dal retro, dove si trovano i cavi e la struttura della ventola. In alcune ventole trovate anche delle frecce che vi indicano il flusso d'aria e la direzione delle pale. Detto questo, torniamo a montare e riposizioniamo la ventola posteriore che avevamo tolto. Prendiamo la ventola, assicuriamoci che la direzione sia giusta e che butti fuori l'aria calda che si genera nel case e soprattutto orientiamo i cavi verso il pannello posteriore del case in modo da poterli nascondere e fare l'installazione quanto più pulita possibile. Ora prendiamo il nostro alimentatore. Se avete un alimentatore completamente modulare come questo MSI MPG A850GF, iniziamo a collegare tutti i cavi che ci serviranno. Sicuramente ci servirà il 24 pin per la scheda madre, l'8 pin per la CPU, quelli per la scheda video, se deve essere alimentata, quelli per SSD, hard disk o altri accessori. Se invece avete un semi modulare controllate se vi manca qualche cavo, se invece avete un non modulare li avrete tutti. Assicuratevi che sia comunque spento tramite il tasto posteriore e che non sia attaccato alla corrente. Se avete un alimentatore con altri tasti per varie modalità come questo Sharkoon, Silent Storm, Cool Zero, assicuratevi che siano tutti su off. Prendiamo il nostro alimentatore, togliamo le pellicole in plastica e posizioniamolo con la ventola rivolta verso il basso nello slot del case e fissiamolo con le sue quattro viti. Se avete un case senza copre alimentatore, fate sempre passare tutti i cavi dal retro. Ora, per una questione di comodità, siccome andremo a vedere come installare un dissipatore a liquido all-in-one sulla parte superiore e anche un dissipatore ad aria di grandi dimensioni, collegate il cavo della CPU alla scheda madre. Il collegamento in alto a sinistra in una zona un po' angusta e difficile da raggiungere quando si riempie il case di roba. Poi ovviamente dipende da build a build, ma se non siete particolarmente pratici vi ritrovate una cosa già fatta, il resto dei cavi li collegheremo dopo. Se ne avete uno, siamo arrivati al momento dell'installazione di un dissipatore a liquido all-in-one. Io installerò questo MSI Mag Core Liquid 360R sulla parte superiore, ma ovviamente se avete esigenze diverse riorganizzate il case in base al setup preferito. La premessa è che ogni dissipatore a liquido ha un sistema di montaggio diverso, quindi sarà fondamentale seguire attentamente le istruzioni del manuale e non improvvisare. Quindi prendiamo tutto il necessario per l'installazione seguendo le indicazioni del manuale, montiamo il backplate che ci viene fornito con il dissipatore e fissiamola alla scheda madre. Fissiamo anche le alette al corpo che andrà a coprire il processore. Ora prendiamo il tutto e ad occhio ci regoliamo su dove posizionarlo e far passare i tubi.
Insomma, facciamo le prove generali. A questo punto fissiamo le ventole sul radiatore attraverso le viti lunghe che ci vengono fornite col dissipatore, seguendo sempre un pattern AX e senza dimenticarsi di far uscire i cavi dal lato giusto per nasconderli. È una cosa molto molto importante, andiamo a rimuovere la pellicola protettiva. A questo punto fissiamo con le viti il radiatore sulla parte superiore del nostro case. E altra cosa fondamentale, applichiamo il classico chicco di pasta termica se non già preapplicata. Non ci resta che fissare il dissipatore sopra il processore, andando sempre a non stringere troppo le viti. E infine colleghiamo i vari cavi delle ventole su CPU fan e CPU pump. Mentre se invece avete un dissipatore ad aria, la procedura è più o meno simile, ma anche in questo caso cambia da dissipatore a dissipatore. Nel mio caso andrò ad installare un enorme Noctua NHD15. Come sempre prendiamo il nostro manuale e seguiamo le indicazioni per il nostro socket. In questo caso posso sfruttare i backplate della mia scheda madre, quindi vado a montare solo i supporti. Una volta preparata la scheda madre, applichiamo il classico chicco di pasta termica. Rimuoviamo le protezioni dal dissipatore e fissiamolo al processore facendo sempre attenzione a non stringere troppo. Per concludere colleghiamo i cavi su CPU fan. Ok, dopo aver visto anche queste due possibilità che si possono presentare a chi sta assemblando un PC, tranquilli, siamo quasi alla fine. Se avete SSD e hard disk da montare, è il momento di prenderli. Torniamo sul case e individuiamo i supporti per hard disk e SSD. Il manuale potrebbe tornarci utile. Li smontiamo dal case e fissiamo i nostri moduli con le viti che escono dal solito box del case. In particolare per gli hard disk è importante stringere bene le viti. Rifissiamo i supporti con i moduli installati, diamo alimentazione ed infine colleghiamoli alla scheda madre attraverso i cavi SATA che ci vengono forniti con la scheda. Ora è il momento di collegare i cavi dell'alimentatore. Cerchiamo di non farli incrociare troppo con quelli del case e delle ventole. Il cavo della CPU lo abbiamo già collegato prima, ma se non lo avete ancora fatto per qualsiasi ragione, collegatelo come visto prima. Poi prendiamo il 24 pin della scheda madre e lo inseriamo nel suo connettore vicino al bordo destro della scheda. Potrebbe volerci un po' di forza, ma controllate che sia entrato bene senza applicarne troppa. Ora prendiamo il cavo PCI Express e facciamolo spuntare nella zona dove installeremo dopo la nostra scheda video. Ci sono schede video che vanno alimentate con più cavi, altre che non vanno nemmeno alimentate, dipende un po' da che scheda avete. Installeremo per comodità dopo la scheda video, perché con le ultime schede video particolarmente grandi si potrebbe ostacolare l'accesso a qualche connettore e se non si è troppo pratici è facilissimo perderli di vista. E poi insomma la GPU è il pezzo forte, ci sta tantissimo a chiudere la build con quella. Anche tutte le ventole del case devono essere collegate alla scheda madre e vanno collegate ai 4 pin chiamati chassis fan o system fan. Se le vostre ventole sono solo a 3 pin, tranquilli, potete collegarle lo stesso lasciando un pin libero. Poi se sono RGB addressable avranno anche altri cavi che cambiano da ventola a ventola, ma sono sempre più comuni gli RGB hub, come nel mio case Sharkoon Elite Shark, quindi collegherò tutto lì e alimenterò solo quello. Ovviamente l'RGB hub va collegata alla scheda madre, solitamente c'è scritto quali pin sono, ma se non li trovate ci viene in soccorso il manuale della scheda madre. Ora non ci resta che collegare i cavi del pannello frontale del case ed in questo caso ci conviene riprendere il manuale della scheda madre. Ora prendiamo il cavo più grande colorato di blu e quello per le USB 3.0. Lo facciamo spuntare nella zona interna del case e lo colleghiamo al suo connettore vicino al 24 pin della scheda madre. Per capire il verso ci basterà allineare il piccolo notch con il dente del cavo. Ci vorrà un po' di forza. Se la scheda madre si piega, non preoccupatevi. Se abbiamo altri cavi USB standard, prendiamoli e colleghiamoli sulla zona inferiore della scheda madre, facendoli passare dal basso. Il connettore è chiaramente indicato sulla scheda madre e per capire il verso ci basterà guardare la conformazione dei pin. Ora prendiamo il cavo HD audio e lo colleghiamo al suo connettore sempre in basso a sinistra. Passiamo a quei piccoli cavetti che sembrano non servire a nulla, ma che in realtà sono per i tasti del case, compreso quello di accensione. Cambiano sempre da case a case, ma dirigiamoci sulla scheda madre e cerchiamo i pin JFP1. Può capitare di trovare stampato sulla scheda madre anche l'ordine di collegamento. Se non c'è, prendiamo il manuale e troveremo l'ordine e il verso esatto. Il mio consiglio è quello di seguire il manuale, perché davvero potreste averne tantissimi come pochissimi. In ogni caso PLED e HDD LED hanno un solo verso di installazione, con il più che va sempre a sinistra. Nessun problema diverso per Power Switch e Reset Switch.
possono essere collegati senza badare al verso. State davvero tranquilli con questi cavi, non si può fare nessun danno. Potrebbe non partire un LED o accendersi il PC, invertire il tasto di accensione con quello reset, ma oltre lo spavento per un minuscolo cavo non succede nulla. Ed eccoci al momento tanto atteso. Installiamo finalmente la scheda video. In questo caso ho una mostruosa RTX 3090 di MSI e la Gaming X Trio. Bella grande, pesante e soprattutto potente. Andremo ad installare la scheda video nel primo slot. Apriamo la letta ed andiamo a rimuovere le due protezioni che si trovano sul retro. Solitamente basta saltare il primo coprislot e rimuovere i due successivi. Ora prendiamo la scheda video, la facciamo scorrere nello slot e applichiamo un po' di pressione fin quando non si richiuderà la letta e sentiremo il solito feedback sonoro. Riprendiamo le viti dei coprislot, saldiamo la scheda video e diamo alimentazione con i cavi che avevamo preparato in precedenza. Ora possiamo richiudere i due pannelli. E basta! Abbiamo finito. Avete visto, no? Qualsiasi sia la vostra configurazione, bene o male, assemblare un PC oggi è davvero semplice e divertente. Non c'è bisogno di farsi prendere da ansie e paure, andate belli spediti che la cosa più difficile non è assemblare il PC, ma scegliere bene le componenti. Oh, e a proposito di ansie e paure, non dimenticate di accendere l'alimentatore, perché sennò vi prendete uno spavento per nulla. Bene dai, spero che questo video vi possa aiutare con la vostra prima build. Ho cercato semplicemente di coprire quanti più aspetti possibili. C'è la timeline, mi raccomando. E spero di avervi trasmesso anche tranquillità, perché non ho capito come mai si trasmette sempre paura a chi deve assemblare un primo PC, quando in realtà è un momento bellissimo, a tratti anche didattico. Appuntamento ai prossimi video, dove vi spiegherò cosa c'è da fare dopo aver assemblato il primo PC, cioè installare Windows, driver e così via. Come al solito sono a disposizione nei commenti e nulla. Un saluto da Bernardo per tuttotech.net. Ciao!